Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, eccoci qui con un nuovo video con il Morecambe. Come vedete siamo primi con 39 punti, ma l'Exeter City è a 36 e quindi a soli 3 punti di distanza da noi. Andiamo subito a giocare la prossima partita contro lo Yeovil, se non sbaglio. Esatto, Yeovil Town. Questa è la formazione, anche se siamo un po' così, non stanno tutti bene e noi ci vediamo in campo. James sulla fascia, il passaggio per Bailey, Bailey per Fisher, dobbiamo stare attenti, attenzione a Fisher, il cross, il tiro e riusciamo a pararla molto bene con Sangare. Sovunmi, passaggio per Almeida, scusate se ogni tanto sbaglio i nomi ma verranno dei nomi improponibili in queste leghe. Fisher, il tiro, il palo, mamma mia abbiamo rischiato grosso ragazzi. Fisher, ancora loro, il cross per Zoco, attenzione a Zoco sulla fascia. Recupera il pallone, il cross in mezzo per McDonald. McDonald dentro. Ci salviamo in qualche modo. Ok, lanciamola via, la riprende Torizales. Che scatta, proviamo subito il contropiede. Dai Torizales, non mi fallire. Passaggio per Lake Smith, il tiro. Non ce l'abbiamo fatta di pochissimo. La riprendiamo però noi, Torizales, il cross, il tiro, il gol. Non ho visto neanche chi ha segnato. Calcaterra, Calcaterra. Sul cambio di fronte siamo riusciti a segnare. Grandissimo gol di Calcaterra. Orazio Calcaterra, secondo gol in AF League 2. Siamo attenti a loro. Fisher recupera l'ennesimo pallone sulla fascia. Attenzione al cross che lo effettua in questo momento. Passaggio dentro. Dickinson. Attenzione! Sangaré ci salva in angolo. Tutte, il lancio per Lake Smith, facciamolo fuori, grande Lake Smith, come siamo passati, dai, fino in fondo, segna Lake Smith, segna, segna! Che tiro di... lasciamo stare, va. Siamo al 70esimo, Almeida per Fisher, la passa a Zoco, passaggio di ritorno per Fisher, attenzione a lui, il tiro! Ci siamo salvati di poco. Donnellan, la partita è quasi finita, siamo attenti. Allora, James... per Almeida, il pallone buttato in mezzo, il tiro! Non ci posso credere! Io non ci posso credere! Abbiamo preso un gol al 92esimo a partita finita. Un mezzo pallonetto di... ma... no, vabbè, è incredibile. È incredibile, è incredibile. Proviamo subito a riprendere la partita e a segnare in qualche modo. Niente, finisce. Finisce la partita 1-1, secondo me ce la meritavamo noi, adesso andiamo a vedere le statistiche anche per vedere se ciò è reale, ma ci sono rimasto malissimo perché al 92esimo e poi abbiamo preso un gol veramente schifoso, no? Scusate, ho sbagliato, ho spinto due volte X, comunque l'ho visto di sfuggita 6 tiri a 8 per loro e quindi non posso dire che ce la meritavamo noi, va bene così. Prossima partita in casa contro il Wimbledon per la Carabao Cup e questa, come al solito, ce la giochiamo. Io vorrei arrivare a vincere almeno una coppa quest'anno, poi speriamo di vincere anche il campionato, però le coppe me le voglio giocare praticamente tutte. Allora, scegliamo questa formazione e noi ci vediamo in campo. Cranston, il passaggio dentro per Manjack, dai per Oison, Oison, dentro ancora per Calcaterra! Io non so che cosa è successo. No. No, offside. Infatti mi sembrava strano che il portiere non fosse uscito. Cioè, sembrava tipo un portiere da livello, non lo so, non, neanche principiante. Diciamo, a livello tipo troll. Era tipo quel livello lì. Barcham sulla fascia. Attenzione a lui, il cross dentro per Wongstaff. Siamo riusciti a metterla in calcio d'angolo. Seguiamo anche il calcio d'angolo. Sempre Wagstaff dalla bandierina. Il tiro! Mamma mia, l'abbiamo presa. Poi rovesciata per liberare. Poi ritirano loro. E Sangare para. Lancio lungo per Jervis. Dobbiamo stare attenti. Loro con i cross ci fregano quasi sempre. Ancora Jervis. Il cross in mezzo per Appia. La liberiamo in qualche modo. Attenzione. No, l'abbiamo ridata a loro. Thomas per Appia. Sangare blocca. Oison dalla bandierina, la diamo corta per Vargas, il cross, tiro, mamma mia, ci siamo mangiati un gol. Qui pure ho sbagliato, davvero che eravamo defilati, ma che tiraccio.
Non è successo molto fino ad ora e continuiamo noi ad attaccare. Calcaterra. Passaggio per Risalvo. Dai, Risalvo fino in fondo. Segnami, 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 Risalvo. Il tiro! Grande gol di Risalvo. Grandissimo. Questa partita sembrava ormai destinata allo 0-0. Nel secondo tempo non era successo niente. Tutti azioni poi troncate a metà, tiri veramente brutti. Quindi non vi ho fatto vedere granché. Questo gol invece mi piace molto e riusciamo a portarci avanti. È quasi finita la partita, quindi stiamo molto attenti. Barcham, passaggio per Appia. Appia per Watson. Attenzione all'ultima azione. La para Sangaré e finisce così la partita. Riusciamo a passare il turno in Carabao Cup. Andiamo alle semifinali, se non sbaglio. Ed è una gran cosa, perché comunque non me l'aspettavo. Osvaldo Ruisalvo, un tiro, un gol, e questo è l'uomo del match, man of the match, come dicono in Inghilterra. Adesso vi faccio vedere, no, non mi va avanti, non so perché, speriamo non si sia bloccato, perché se si è bloccato è un problema. No, dovrebbe essere se si è sbloccato. Non so, premo X e non mi va avanti, quindi spero. Eccolo qua. Ok, andiamo avanti. Trofeo guadagnato, mago della tattica. Attenzione, guadagniamo il trofeo mago della tattica. Vi faccio vedere, sempre se va avanti. Mi sa che, non so se si è riscaldata la play o cosa sia successo. Non mi sta andando lento. Scusatemi per questo inconveniente. 6 tiri a 4 per loro addirittura, quindi vinciamo non meritandocelo, fra virgolette, però possesso palla 63%. Comunque, andiamo avanti e direi che ragazzi, siccome la play mi sta dando problemi, questo video sarà un mini video, lo terminiamo qua. Spero che vi vada bene comunque perché sono solo due partite. Comunque abbiamo vinto contro lo Wimbledon e passiamo avanti ancora. Quindi sì, avevo detto bene perché questi erano i quarti di finale. Se il video come al solito vi è piaciuto, un pollice in su, commentate, condividete, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e dite ai vostri amici di iscriversi anche loro. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!